Grazie di essere venuti, anche perché siamo ormai vicino all'estate, se non in piena estate, con questo caldo. E noi abbiamo avuto un messaggio ieri sera dalla magnifica rettrice che per motivi istituzionali non è potuta essere presente e ci ha mandato questo messaggio video registrato. Buongiorno a tutti e a tutti, mi fa molto piacere inviare questo video messaggio di saluto a tutti i presenti all'incontro Il gesto di Basaglia, psicopatologia critica e deistituzionalizzazione della salute mentale, che è stato organizzato dal professor Foschi del nostro Dipartimento di Psicologia, Dinamica, Clinica e Salute, diretto dalla professoressa Speranza. Il tutto in collaborazione con l'archivio Basaglia, il Museo Laboratorio della Mente della ASL RM1, che ha sede presso il Parco di Santa Maria della Pietà, nel quale aveva sede fino al 1999 l'ex ospedale psichiatrico di Roma. E, sebbene impegni istituzionali non mi consentano di essere con voi in presenza, ho voluto farvi pervenire un tangibile segno di apprezzamento per l'organizzazione di questo incontro. Questa importante iniziativa ha come obiettivo quello di ricordare il processo che ha portato alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, di cui la legge 180 anticipava di qualche mese la parte riguardante i servizi psichiatrici. Un processo di cambiamento nel nostro paese a cui hanno collaborato i nuovi psichiatri critici, il cui massimo rappresentante è stato proprio Franco Basaglia, e gli altri specialisti della salute mentale, fra cui alcuni pionieri nel campo della psicologia, come Adriano Sicini, presidente della Commissione Sanità del Senato, nonché professore di psicologia proprio nella nostra Sapienza. L'unione di intenti della nuova psichiatria e dei nuovi professionisti della salute si basava proprio su quella concezione critica che ha poi finalmente portato alla chiusura dei manicomi e alla contestuale apertura di strutture per diagnosi e cure che fossero più adatte alle nuove concezioni della salute mentale. Una vera e propria rivoluzione sociale prima ancora che sanitaria, e questo lo dobbiamo ricordare. Particolarmente interessante per i partecipanti la possibilità di apprezzare i filmati che sono stati resi disponibili all'archivio Basaglia, tra cui i dibattiti ricostruiti sul materiale di archivio fra le differenti anime dei professionisti della salute e della patologia mentale. Sarà quindi l'occasione per andare a approfondire un pezzo importante di storia del nostro paese che riguarda proprio le scienze psicologiche e psichiatriche. Sono certa che questa iniziativa particolarmente lodevole consentirà di far rivivere, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, tutti quegli eventi che hanno caratterizzato la rilevante stagione di riforme che hanno poi condotto al nostro Servizio Sanitario Nazionale, un patrimonio unico nel panorama internazionale da difendere e tramandare alle future generazioni, soprattutto da difendere. Grazie a tutte e a tutti, buon lavoro. Ringraziamo la rettrice e a questo punto do la parola alla nostra direttrice Anna Maria Speranza, che devo dire mi ha appoggiato molto in questa iniziativa e ha messo a disposizione le strutture del Dipartimento, anche dei fondi. Allora, buongiorno a tutte e tutti, è un grande piacere per me portare i saluti del Dipartimento di Psicologia, Dinamica, Clinica e Salute che dirigo pro tempore. E mi fa piacere perché diciamo questo evento ovviamente ha cambiato veramente la storia del nostro paese e portando delle innovazioni che ovviamente hanno avuto anche diciamo degli esiti complessi, perché sappiamo quanto questa riforma poi ha diciamo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale ha poi anche evidenziato tante fragilità, tante difficoltà che ancora oggi diciamo noi affrontiamo. E il Dipartimento ovviamente ha voluto sostenere questa iniziativa anche per diciamo in occasione insomma di questo anniversario della nascita di Franco Basaglia, per diciamo mettere a fuoco l'idea che comunque la salute mentale, soprattutto diciamo la centralità della persona, sono ancora un tema estremamente importante, estremamente diciamo attuale, anche se ovviamente negli anni in cui Basaglia faceva queste battaglie diciamo la condizione delle persone, soprattutto
appunto chiuse nei manicomi era certamente diversa. E a questo proposito, diciamo, mentre pensavo appunto a quali saluti potevo portare, quali, diciamo, piccolo così spunto di riflessione potevo portare a questa giornata, mi sono venute in mente, diciamo, due questioni, insomma, che mi sembra che forse non sono state proprio della battaglia, ovviamente, in prima persona di Basaglia, ma che hanno invece una grande rilevanza anche per quello che sono stati poi gli studi e il lavoro clinico degli psicologi, soprattutto per esempio in età evolutiva. E un paio di anni fa, mi pare, è uscito questo libro di Massimo Ammaniti, che è stato il mio maestro, quindi lo ringrazio e lo nomino in questa occasione perché mi fa piacere, che si chiama Passo Oscuro. Questo, diciamo, libro un po' molto autobiografico, racconta di come lui andò il primo giorno dopo la sua specializzazione al Santa Maria della Pietà e per fare un tirocinio, diciamo, in qualche modo, per cominciare a lavorare nel reparto, in quello che era il padiglione 8, che era il reparto dei bambini, e riuscì a resistere 24 ore perché la situazione era talmente spaventosa, diciamo, il racconto di questi bambini, diciamo, mezzi nudi, senza un nome, non erano mai chiamati per nome, legati ai termosifoni, con delle vestagliette, diciamo, ridotte veramente a niente. Ecco, lui fu scioccato da questa cosa e andò via e tornò dopo 2 anni con un ruolo invece più significativo e proprio in quegli anni, insomma, mi pare fosse il 74, adesso non ricordo esattamente, cominciò proprio, diciamo, dati anche tutte le battaglie che stava facendo Basaglia e nella neuropsichiatria infantile Bollea qui a Roma, cominciò a portare, diciamo, dei cambiamenti, cioè a ridare, diciamo, voce anche a questi bambini. Ovviamente, ripeto, Basaglia lavorava soprattutto, diciamo, nel manicomio che era dedicato agli adulti, quindi non era, diciamo, in prima persona coinvolto in queste battaglie, ma chiaramente il suo pensiero e l'azione che lui stava facendo rivoluzionò anche la neuropsichiatria infantile in quel caso, portando proprio a una attenzione nuova a questi bambini, per esempio, che posso dire, diciamo, anche dal racconto appunto che ne faceva Ammaniti in questo libro, in alcuni casi avevano alcuni tipi di problematiche, ovviamente, diciamo, del tutto, come dire, cioè una psicopatologia, diciamo, magari iniziale, legata a condizioni magari costituzionali o di altro tipo, eccetera, che potevano, diciamo, richiedere anche un'attenzione clinica particolare, ma in molti casi erano bambini che semplicemente erano abbandonati lì. Questa era la cosa spaventosa, cosa che ovviamente ha riguardato anche molti adulti nei manicomi, diciamo, del tempo, no? E in questo mi viene in mente, diciamo, un altro spunto, che è quello, diciamo, vabbè, questo, insomma, più letterario, diciamo così, e più ovviamente romanzato, che è questo libro di Viola Ardone che è uscito un po' di mesi fa, che si chiama Grande Meraviglia, in cui, diciamo, ovviamente qui è romanzato, è tutta una cosa che non ha, diciamo, fondamento storico, però è interessante perché questo libro racconta dalla voce di una bambina che è cresciuta in manicomio perché sua madre era considerata, diciamo, una poco di buono, una persona che aveva probabilmente, non so, avuto una relazione extraconiugale o qualcosa di questo genere, e quindi al tempo, addirittura per questo tipo di condizioni, non bisognava mica essere schizofrenici o, diciamo, avere delle patologie, diciamo, dichiarate, venivano messi in manicomio. E ovviamente, diciamo, la storia, diciamo, ovviamente, ripeto, romanzata, però che ritorna poi in tante anche racconti e esperienze che mi è capitato di sentire, questa donna, diciamo, vivrà tutta la vita fino alla sua morte, diciamo, quando addirittura a seguito delle cure, tra virgolette, diciamo, somministrate in quell'ospedale, quindi elettroshock, shock insulinico e via di seguito, non riconoscerà più neanche sua figlia,
E questa bambina cresce come se questo fosse un mondo, diciamo, un po' pazzo, ma in cui lei cerca di ridare umanità, insomma, a questo. Ora mi sono venuti in mente questi due spunti perché, ovviamente, ripeto, io mi occupo più di psicopatologia infantile, quindi, diciamo, ho un'attenzione particolare, però penso che la giornata di oggi deve anche aiutarci proprio a capire che da una parte c'è stata una grande rivoluzione, ma dall'altra ci sono tutta una serie di, diciamo, problematiche che noi ancora non abbiamo fino in fondo messo a fuoco e di cui non ci siamo fino in fondo presi cura, soprattutto nel dialogo. Questo mi viene in mente più, diciamo, per i pazienti, per le persone adulte, nel dialogo proprio fra la psichiatria e la psicologia, insomma, che rimane ovviamente un campo sicuramente molto fecondo negli ultimi 20 anni, 30 anni, così, ma ancora con alcune considerazioni, alcune problematiche che ritornano per certi versi. E non ultimo il fatto che negli ultimi anni, per esempio, è ritornato in qualche modo anche fra i trattamenti quello dell'elettroshock, no? E quindi diciamo che ci confrontiamo con una realtà attuale che è quella sicuramente, diciamo, di un servizio sanitario nazionale che, come diceva la rettrice, è abbastanza un unicum nel mondo, nel senso che il nostro servizio sanitario nazionale ha comunque la possibilità di dare cure, per esempio, in maniera gratuita a chiunque. Questo io lo dico sempre ai miei studenti quando quando faccio lezione: non ce ne dobbiamo dimenticare, perché negli altri paesi non è così. E questo aspetto ovviamente si scontra anche con quello che è l'investimento poi delle istituzioni, dello Stato in particolare, sulla sanità pubblica, e quindi con quelle che sono le risorse. Noi abbiamo un grosso problema da questo punto di vista, nel senso che tutti quelli che erano dei dispositivi importanti, le comunità terapeutiche, i centri diurni, eccetera, che avrebbero dovuto in maniera molto più funzionale, nell'ottica proprio di Basaglia, collocare le persone al centro e anche al centro della loro realtà sociale, della loro realtà familiare, degli affetti, ridando appunto voce alle persone, non sempre questa realtà si realizza in una maniera adeguata. Quindi dobbiamo ancora, secondo me, fare degli sforzi, e questi sforzi sono sicuramente personali, clinici, a seconda della nostra professionalità, ma in parte sono anche politici, secondo me, e quindi su questo dobbiamo un po' ragionare. Grazie. Buongiorno a tutti. Io in qualità di CER, ovvero di vigile urbano, non ho naturalmente lo spazio per fare dei particolari interventi, però prima di dare la parola al primo degli interventi ufficiali, volevo dire una mezza parola sul fatto che evidentemente la figura di Franco Basaglia non è una figura che può lasciare indifferenti, e la testimonianza di questo è il fatto abbastanza singolare che quando in qualunque tipo di situazione di tipo congressuale ci sono i saluti istituzionali, normalmente si assiste a un momento freddo in cui delle persone dicono: sì, sono molto contento di essere qui, siete tanto bravi, eccetera, e poi la cosa finisce più o meno qui. Abbiamo visto sia nei saluti della rettrice Polimeni che in quelli della direttrice Speranza, avete visto una passione, un coinvolgimento nella questione, no? Cioè la figura di Basaglia è sicuramente una delle figure che in qualche modo si innestano nella storia di tutti noi che abbiamo in qualche modo avuto o abbiamo a che vedere con la questione della salute mentale, per degli addentellati che sono nelle radici di quella che è la nostra cultura psicologica attuale,
e sono anche legate al fatto che Franco Basaglia è stato uno dei grandi protagonisti di quello che Michel Gotor ha chiamato il decennio più lungo del secolo breve, cioè la stagione che va dal 68 all'82, che è una stagione di grandi rivolgimenti, di grandi riforme, di grandi pericoli per lo Stato, perché è la stagione che porta al momento del terrorismo rosso e del terrorismo nero, della possibilità del rivolgimento dello Stato, della trasformazione della democrazia in qualcosa di completamente diverso, che però è anche il momento delle grandi battaglie civili, delle approvazioni di alcune delle leggi che oggi ci sembrano, oggi forse un po' meno per certi versi, assolutamente scontate, come la 180 e la 194. E se voi pensate, per esempio, dal punto di vista del cambiamento di mentalità, che cosa significano i risultati dei referendum sulla legge sul divorzio e quella sull'aborto, no? A distanza di pochi anni il referendum sulla legge sul divorzio passa con meno del 60% del rifiuto all'abrogazione. Nell'81, pochi anni dopo, mi pare che il referendum sul divorzio sia del 76-77, nell'81 il referendum sull'aborto viene bocciato con oltre l'80% su un tema che sicuramente è molto più caldo rispetto a quello del divorzio. Quindi c'è un cambiamento sconvolgente di mentalità, un cambiamento sconvolgente di atteggiamento rispetto a tanti temi nell'ambito del nostro paese, per l'appunto dal 68 all'incirca all'82, quando viene meno questo impulso alla trasformazione. Dicevo, Basaglia in tutto questo è uno dei grandi protagonisti. Viene normalmente visto semplicemente come il protagonista della legge Basaglia, questo è un po' un paradosso, nel senso che poi Basaglia non è l'autore della legge Basaglia, poi tra un intervento e l'altro anche da parte di veri e propri protagonisti di questa storia, direttamente o indirettamente, come il professor Lombardo, vedremo anche un po' meglio la storia di questo processo che ha portato all'approvazione della legge Basaglia, ma in realtà Basaglia è una figura estremamente complessa, con un percorso teorico estremamente articolato, che è stato molto travisato nel corso del tempo. È un personaggio che bisogna rileggere, è un personaggio di cui bisogna comprendere l'attualità profonda e che non si può semplicemente ridurre a un antipsichiatra, come è stato fatto nel corso del tempo, che assolutamente non era. Ci sono personaggi molto considerati, come lo storico John Foot, che nel suo libro La Repubblica dei Matti, parlando di Basaglia, dice sì, gli italiani lo considerano come uno che non era un antipsichiatra, quasi con un certo gesto di condiscendenza. In realtà si tratta di leggerlo. Si tratta di leggere quello che scriveva nel contesto in cui scriveva e diceva determinate cose, per comprendere qual era la realtà del suo pensiero. Detto ciò, detto anche troppo, vorrei passare la parola a Franco Basaglia, che è non solo omonimo ma nipote di Franco Basaglia, è il coordinatore degli archivi Basaglia, e nell'ottica di questo riuscire a riscoprire in qualche modo, in una maniera più profonda, in una maniera più attinente alla realtà, la figura di questo grande protagonista della nostra storia, ci racconterà qualche cosa per introdurre i due filmati, i due documentari che vedremo nel corso della giornata. Il primo subito dopo l'introduzione e il secondo invece dopo i primi interventi. Allora, passo la parola a Franco Basaglia. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Grazie dell'invito, mi spiace non essere di persona, e ringrazio l'Università Renato Pompeo che, insomma, mi hanno invitato oggi, ma ringrazio anche per il titolo. Noi con Archivio Basaglia, prego, solo perché per fortuna non sono il solo coordinatore, ma siamo al di là della famiglia psichiatri, antropologi, c'è un gruppo che si riunisce intorno a Basaglia.
dicevo ringrazio perché il titolo di oggi, il detto di Natalia, è un titolo molto interessante. A me interessava molto come usare quest'anno di centenario dalla nascita di Franco per celebrarlo, per raccontarne la sua storia personale, molto di più invece, come è stato detto, per tornare a leggerlo, per tornare a studiare il suo lavoro. Di gesti Franco Basaglia ne ha fatti tanti, soprattutto di rottura, ma sono tutti gesti che derivavano da una profonda conoscenza della malattia e delle materie fisiche che la gestivano. Lo stereotipo di cui avete accennato dell'antipsichiatra che nega la malattia è assolutamente irreale, è ridicolo e è una favola in fondo di chi Franco non ha mai letto. Anzi, nel mettere tra parentesi malattia, per Franco è un processo, un gesto che non è solo filosofico e storico, ma è profondamente clinico. E in questo lavoro di mettere tra parentesi la malattia per trovare il paziente, per trovare la persona, inizia da molto prima del lavoro per cui Franco è conosciuto, il lavoro di destituzionalizzazione iniziato a Gorizia. Inizia dagli anni di Padova, inizia dagli anni della clinica psichiatrica in cui Franco studiava, in cui scrive testi sull'uso di psicofarmaci, scrive testi sul silenzio nel rapporto con lo psicotico, da cui deriva tra l'altro un testo che si chiama Corpo, Sguardo e Silenzio, che trovate negli scritti, molto bello, in cui Franco si interroga sull'importanza di questi elementi proprio per trovare, per andare a cercare il rapporto, l'incontro con il paziente, con la persona che ha davanti, e per disarcionare quel rapporto di potere tra medico e paziente che lui ritiene assolutamente inappropriato e anzi spesso controproducente. Del corpo io parlo poco perché Paolo, che sono molto curioso di ascoltare, ha scritto e detto parole splendide su come Franco abbia lavorato sul concetto di corpo e abbia messo addirittura il suo corpo fisico, legale, giuridico di fronte alle lotte che faceva. Sul silenzio ci sarebbe tantissimo da dire perché Franco, quando parla di silenzio, parla sia di uno spazio di ascolto da costruire, quando parliamo di spazio terapeutico, per comprendere il linguaggio di chi si ha davanti, che è sempre un linguaggio portatore di significato, e lì nella comprensione che ogni malato ha ed esprime un proprio significato sta il cuore anche di tantissimo lavoro di Franco. E dall'altro parla anche di un silenzio interiore, parla di una sospensione del giudizio, che è un giudizio verso l'altro, ma è anche un giudizio sul proprio sapere, sulla propria di nuovo posizione di potere che va interrogata, che va in qualche modo rotta per potersi mettere in gioco con la persona che si ha di fronte, col proprio soggetto. Ovviamente questi sono concetti che mettono in profonda difficoltà, e quando il sapere è messo in difficoltà Franco torna sempre alla pratica, che è, dicevamo, una pratica di deistituzionalizzazione, che non è solo la distruzione fisica del manicomio, dei muri, delle torture usate come terapie, delle costrizioni fisiche o farmacologiche, che ancora oggi, si parlava dei problemi oggi nei servizi, ancora oggi sono utilizzate in larghissima scala, e voi potete dirlo a me, voi che fate questo mestiere potete dirlo a me in maniera più specifica, dappertutto, non solo nei servizi, e parlo anche specificamente nei servizi del Lazio, ma nei CPR, nelle RSA, negli ospizi, negli ospedali stessi su tutto il territorio nazionale, i dipartimenti non restraint, lo sapete meglio di me, sono pochissimi in Italia. Ma dicevo, non solo è una pratica fisica, è una pratica di deistituzionalizzazione che riguarda l'istituzionalizzazione concettuale che Franco trovò,
che studiò e trovò poi entrando in manicomio a pochi anni dopo, nel 61 a Gorizia. Ed è una pratica di appunto riuscire a creare degli spazi ed è dare degli strumenti di espressione che ovviamente non solo espressione verbale, non è solo ascolto, è anche sguardo. E parlo di sguardo perché io la mia formazione professionale è diversa, viene dal cinema. Io ho scelto fin da bambino col nome che porto di non fare lo psichiatra, fin quando, insomma, da quando ho capito cosa aveva fatto mio nonno. E quindi mi sono fermato a osservare, ad analizzare quella che è la storia dello sguardo, non solo clinico, ma proprio sguardo cinematografico. In qualche modo da subito la storia psichiatrica e cinematografica in Italia trova un rapporto proprio all'inizio secolo, all'inizio di quello che è il cinema scientifico. Nei primi anni del Novecento l'Università di Torino è dove arrivano le prime macchine da presa dalla Francia, e scopre lo strumento della macchina da presa e quello che può fornire anche a livello clinico rispetto alla singola foto immobile. E l'Università di Torino fa girare una serie di piani clinici, tra l'altro sembra con il rapporto istituzionale anche con Lombroso, e qui ovviamente si alza un sopracciglio che Franco ovviamente non amava, e in cui il rapporto tra la lente e il paziente è una metafora chiarissima del rapporto di potere assoluto che il medico ha verso il paziente, e si vedono queste immagini di pazienti, stiamo parlando 1906-1908, completamente schiacciati dalla macchina da presa, che non vogliono essere ripresi, che tentano di ritrarsi senza poterlo fare perché il medico, che è anche il regista, è un burattinaio che ha un potere assoluto sui propri pazienti. Sono immagini molto forti e sono anche immagini che hanno molto poco seguito al di fuori appunto del cinema scientifico, dell'ambiente scientifico. Sono immagini rare perché per i decenni a seguire, per scelta politica, spesso nascosta dalla tutela della privacy dei pazienti, le immagini in manicomio sono rarissime. Per tutto il ventennio fascista è assolutamente impossibile girare nei manicomi, non si vuole svelare nulla di quello che succede nei manicomi. E per anni sarà così, fino agli anni 60, dove quando Franco arriva a Gorizia, e sappiamo il famoso gesto del Mino Firmo, uno dei suoi gesti più famosi, più conosciuti, in cui si rifiuta di firmare il registro delle contenzioni pochi giorni dopo essere arrivato e aver visto l'orrore del manicomio a Gorizia, e pochi mesi dopo entra una prima macchina da presa. Franco trova un infermiere che aveva lavorato col metodo Orff in Austria, lo porta a Gorizia, e queste immagini sono abbastanza sconcertanti perché la musica in realtà diventa uno strumento per far pian piano muovere corpi che si erano completamente dimenticati della propria gestualità, torna sempre il concetto di gesto, che ritrovano attraverso il ritmo la capacità pian piano di seguire un movimento anche collettivo insieme agli altri pazienti. E Basaglia non è l'unico che usa l'immagine per iniziare a elaborare un nuovo rapporto con i pazienti e per far uscire poi le immagini dal manicomio. Nel 66 il lavoro di D'Alessandro a Nocera, ricordiamo Sergio Piro, uno tra tantissimi si ricorda sempre, e John Futti in questo ha fatto un gran lavoro, che questa è una grande esperienza collettiva, non è certo solo Basaglia da solo a portare avanti questo lavoro. E Piro invita D'Alessandro, che inizia, e lo vedrete nel secondo corto, a fotografare e poi girare insieme ad altri registi la situazione a Nocera, che è di nuovo una situazione che mette in chiaro il disastro di che cos'era un manicomio.
e l'impossibilità, sono immagini che mostrano piedi che dondolano, che camminano malamente, schiene curve, mani immobili che hanno perso qualsiasi gestualità. La lente non trova un interlocutore perché non c'è nessuna forma di espressione possibile in uno stato di totale disumanizzazione dei pazienti. E in questo Franco nel 68 compie un gesto che è anche un gesto editoriale, facendo uscire tre prodotti culturali che conoscete, che sono L'istituzione negata, Morire di classe e poi attraverso Sergio Zavoli, Giardini di Abele. Lì si trasforma tutto, Morire di classe è visivamente un prodotto che sceglie, Franco, Lacerati e Berengo Guardin scelgono appositamente come gesto politico non dimostrare quello che nel 68 era già un ospedale aperto a Gorizia, ma visivamente di far vedere che cos'era ancora un manicomio in gran parte d'Italia, che verrà Morire di classe viene scattato anche a Ferrara, a Firenze, dove Berengo Guardin non riesce a entrare se non grazie a come dire, alcuni medici compiacenti, perché l'istituzione non voleva farli entrare, ma soprattutto i Giardini di Abele, che porta in televisione invece l'aspetto opposto, fa vedere cos'è, cosa può essere un manicomio liberato, fa vedere quale può essere l'interazione tra la macchina da presa e un paziente che è consapevole, dopo anni di lavoro fatto a Gorizia, di se stesso, di quello che può dire, e sono forse anche, anzi di sicuro, la prima volta in cui a livello pubblico si inizia a vedere in televisione chi è un paziente, la persona al di là della malattia. Questo per fare per spiegare per quale motivo ho preso dalla RAI, dalla radiotelevisione svizzera, dall'archivio del movimento operaio, tutta una serie di immagini che chi fa questo mestiere conosce già, per rimontarle insieme e dare in qualche modo la possibilità nel primo corto a Franco e a Franca di raccontarsi in un percorso che è un percorso geografico, da Gorizia, Parma, Trieste, a Roma, ma che è soprattutto un percorso concettuale del loro lavoro, e per dar modo, per mostrare, lo vedrete, questo racconto di Franco e di Franca è montato insieme a tantissimi primi piani, che erano appunto primi piani impossibili fino a quando gli operatori della RAI entrati a Gorizia si rendono conto, lo vedrete proprio con un metodo cinematografico tipico dell'epoca, quest'uso dello zoom che avanza nella ricerca degli occhi di questi pazienti, che è anche in qualche modo la ricerca di individualità completamente perse, che invece gli stessi pazienti offrono e hanno ritrovato nel manicomio. E nello stesso primo corto vedrete delle assemblee, le assemblee che fanno proprio, che sono in qualche modo la rappresentazione fisica di quello spazio di ascolto di cui parlavo prima, e sentirete molta confusione. Questo perché il corto nasce per essere mostrato in una sala cinematografica e ho utilizzato il Dolby, quella tecnica in cui essenzialmente diverse casse mandano diversi canali audio, riprendendo in qualche modo un modello che è quello di Glenn Gould, dei suoi documentari radiofonici The Idea of the North, in cui Gould utilizzava musiche e parlati diversi uno sopra l'altro per creare una stratificazione di significati, proprio per dare l'idea che le prime assemblee goriziane non erano uno spazio comodo in cui ognuno parlava alzando la mano, erano un caos di persone che finalmente potevano esprimersi, e quindi il titolo, in qualche modo, La libertà necessaria, e non è solo letteralmente una richiesta, un'invocazione, ma è anche l'idea che nel momento in cui si è liberi si esprimano delle necessità, e queste necessità sono conflittuali e sono, si accavallano l'una sull'altra, e per questo voi lo sentirete in stereo, quindi sarà ancora più confuso, ma è una confusione voluta.
A questo punto ho detto anche troppo, forse potremmo a fine incontro parlare del secondo corto, che invece si concentra soprattutto sull'alienazione, il lavoro la nascita delle prime cooperative, ma a questo punto lascio la parola a voi e alla visione del corto. Allora, intanto ringraziamo con un applauso Franco Basaglia per averci consentito di vedere questa testimonianza, questo sguardo letteralmente sul contributo basagliano, e che chiaramente ci dà una testimonianza diretta, ci dà la possibilità di rientrare in un momento storico. E a questo punto però passerei la parola a Paolo Peloso, che ha scritto avevamo concordato un ordine, io adesso per l'entusiasmo di andare verso l'aspetto biografico, no, il lapsus è che volevo cancellare il mio compagno di scrittura Renato Foschi, che invece adesso prenderà la parola per una introduzione sulla storia della psichiatria critica in Italia, che invece serve poi da introduzione al discorso sulla vita e sul contributo teorico di Franco Basaglia, che verrà fatto da Paolo Peloso. Prego. No, intanto veramente voglio ringraziare tutti e soprattutto gli studenti, perché sono contento, perché nelle altre volte che sono stato in queste occasioni in qualche modo di celebrazione c'erano pochissimi studenti, invece oggi la maggioranza sono gli studenti, e quindi questa cosa mi rende particolarmente felice. E io veramente non voglio essere molto lungo su questa mia breve introduzione. Noi avevamo pensato a degli interventi che andassero dal generale al particolare rispetto a questo momento storico, che secondo me è fondamentale, che riguarda la storia della psichiatria italiana in realtà. E io mi sono preso un po' l'incarico brevemente di tracciare dei concetti di base, perché se no credo che un po' ci parliamo addosso, perché mi sono reso conto che alcune questioni che per le altre generazioni erano chiare ormai stanno diventando sempre meno chiare. E invece gli anni 60 e gli anni 70 sono un momento piuttosto complesso della storia italiana. Ma poi voi dovete considerare che Basaglia in realtà è un prodotto della Seconda Guerra Mondiale, Franco Basaglia. Quindi dobbiamo proprio affondare le radici nella storia della psichiatria italiana per comprendere questi movimenti che hanno portato alla deistituzionalizzazione, cioè alla rottura e alla chiusura dell'ospedale psichiatrico. Ora non mi voglio dilungare, ma vedo che c'è il rischio che mi dilunghi, però non mi... Allora, c'è un fallimento sostanziale di tutte le terapie psichiatriche. Partite da questo presupposto. Gli psichiatri si ritrovavano ad operare negli ospedali senza avere nessun tipo di terapia realmente efficace. Questa è un po' la questione. Purtroppo, c'è qualche operatore che mi annuiva, anche oggi c'è qualche problema da questo punto di vista. Ma all'epoca i problemi erano enormi. E gli psichiatri inventarono delle cose, tipo gli shock, tipo la contenzione. Allora, gli psicologi sanno benissimo che se organizzi una istituzione con lo shock o con la contenzione, crei un inferno. Allora, voi immaginatevi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cosa potevano essere gli ospedali psichiatrici italiani. Basaglia è uno dei nuovi psichiatri. Quindi non è l'unico, non è San Basaglia. Purtroppo mi sono reso conto che in questi giorni di celebrazioni si parla solo di Basaglia, e non gli facciamo un buon servizio. Se lui fosse in vita non avrebbe voluto che si parlasse di lui in questi termini, e ne sono certo. Perché in realtà, se noi andiamo ad elencare il numero degli psichiatri della stessa generazione che avevano
più o meno gli stessi interessi e comunque tutti i riformatori, è un numero enorme. Io mi perdo in questo numero, ci sono persone che conosco tipo Riccardo Ierna che è talmente appassionato di questa storia che colleziona libri su, e c'è una letteratura enorme sulla psichiatria, diciamo, critica. Tra l'altro oggi c'è qui uno degli autori, vi faccio vedere un libretto, 1977, Nuova psichiatria, storia e metodo, di Giampiero Lombardo e Giorgio Bartolomei, due studenti. Giampiero Lombardo non ha studiato qui, però è come se avesse studiato qui sostanzialmente. Nel 77 loro due scrivono un libro di storia della nuova psichiatria. Siamo in realtà all'interno di una storia che non era ancora completata, non era finita, erano dentro la storia, e scrivono un libro di storia che ho visto per prepararmi a questa relazione, ed è un libro che ancora oggi potrebbe essere letto in un corso, perché è ben fatto. Ci sono tutte le esperienze di quegli psichiatri anti-istituzionali di cui vi ho accennato. Quindi Basaglia non era il solo, però Basaglia insieme agli altri era portatore di una cosa importante, cioè aveva fatto parte della Resistenza. Non bisogna dimenticare che quasi tutti questi psichiatri erano politicizzati, erano antifascisti, vedremo la figura anche di Ossicini, che è uno dei fondatori della nostra facoltà. Quindi quando vanno ad operare in questi ospedali psichiatrici, loro hanno in testa il Lager. Basaglia era stato incarcerato per pochi mesi, hanno in testa il carcere. Voi immaginate una persona che deve aiutare delle altre persone e invece si trova in un contesto istituzionale in cui è impossibile aiutare le altre persone, ma addirittura le persone non sono più persone, ma sono ridotte a delle cose che vengono deposte dentro questi ospedali e non vengono sostanzialmente curate, vengono brutalizzate. Non sono più persone, non parlano più, vengono legate per anni, legate per anni. Questo è un po' il problema, come diceva Anna Maria Speranza all'inizio. Poi immaginatevi questi giovani psichiatri che devono fare qualcosa. Psichiatra dalla sua ha la formazione, è una persona con una formazione solida. E qua voglio dire, recentemente è stato detto che Basaglia era irrazionale, è stato scritto un libro, io non voglio entrare in polemiche, ma non è così, non c'è niente di... non è vero, sostanzialmente. Basaglia era portatore di una razionalità ben specifica, anche difficile in fondo da comprendere. No, difficile, insomma, occorre approfondirla. Ecco, da questo punto di vista io mi sono fatto un piccolo schemetto anche per aiutare un po' nella lettura delle cose che verranno dette dopo. Basaglia apparteneva a una corrente antistituzionale. Schematicamente si può parlare di corrente antistituzionale e di corrente antipsichiatrica, a cui aggiungerei anche una corrente che riguarda le nuove professioni e le nuove terapie. Ora, tutte queste correnti, e qua sono stato schematico, fanno parte del movimento che tra gli anni 60 e gli anni 70 riformeranno la società italiana. Qua dentro ci sono degli esponenti, quelli che hanno vissuto questo momento, delle varie correnti di cui vi accenno. La corrente antistituzionale, come abbiamo visto, ha come obiettivo quello di, Basaglia diceva, distruggere il manicomio. Ossicini diceva sbaraccare il manicomio, i termini che usavano, sbaraccare, distruggere. Ma non avevano come obiettivo quello di distruggere la psichiatria o di distruggere la psicopatologia. La loro idea era quella di ribaltare il rapporto medico-paziente, ribaltarlo. Ad esempio, come abbiamo visto con le assemblee, no, è stata molto criticata questa questione dell'uso delle assemblee nella gestione degli ospedali psichiatrici. Invece è una cosa piuttosto interessante dal mio punto di vista, ma lui ebbe critiche dall'interno, non, e sappiamo pure da chi, ma non
entriamo in questo nel campo della dialettica fra loro. Però questo per dire che questi psi, e lo vedremo, erano in forte dialettica fra loro. C'erano ad esempio nel gruppo basagliano persino gli antipsichiatri, anche se lui non era antipsichiatra. Gli antipsichiatri chi sono? Sono quelli che rifiutano soprattutto la classificazione psichiatrica e ritengono che è una questione pseudoscientifica. Non rifiutano la terapia, ma rifiutano tutti i tipi di classificazione e criticano fortemente la psichiatria, tant'è che sono contrari completamente alla psichiatria. Poi appunto c'è un terzo filone, che è quello, se vogliamo, in cui ci si identifica come psicologi, che è quello delle nuove professioni, che è quello della psicoterapia, che è quello della riforma in realtà delle strutture della salute mentale. E come vedremo c'è una dialettica fra queste posizioni. Questa è la questione secondo me piuttosto interessante. Ora Franco Basaglia riesce a coagulare le posizioni differenti, anche se lui era una persona di una certa forza, di un certo carisma, con una posizione schierata di tipo abbastanza, era abbastanza chiaro. Se negli anni 70 parlavi con Franco Basaglia capivi quale fosse la sua posizione. Però era uno dei personaggi che coagulano, forse il leader che coagula un territorio e porterà alle riforme che poi hanno condotto al Servizio Sanitario Nazionale. Non voglio dirvi altro, perché non dobbiamo dimenticare che la legge Basaglia non è altro che, come dire, un'anticipazione della legge che poi verrà, dopo qualche mese verrà, e sarà anche detto il motivo per cui ci fu questo stralcio e questa anticipazione, perché è un motivo storico ben preciso che riguarda un momento di crisi del nostro paese. Grazie. Grazie Renato. C'è un momento nella storia personale di Basaglia a cui Renato ha accennato, ma che forse potrebbe essere esplicitato, rispetto al fatto che c'è una relazione tra la Seconda Guerra Mondiale e la nascita di Basaglia come teorico, e cioè due momenti in cui Basaglia fa un'esperienza per lui sconvolgente. Il momento in cui entra per la prima volta in carcere, quando viene incarcerato a Venezia in quanto partigiano, e sente un odore orrendo, sente l'odore della detenzione, sente una situazione di mancanza di pulizia, di qualche cosa che disumanizza le persone, e fa questa esperienza che gli rimane dentro, e la stessa esperienza ha la sensazione di averla nel momento in cui entra per la prima volta in un manicomio, perché come è stato ricordato, prima di assumere la direzione di un manicomio Basaglia aveva fatto soltanto diagnosi, non era mai entrato in un manicomio, e quindi come carceriere di fatto lui entra per la prima volta in un manicomio e ha la sensazione di sentire gli stessi odori, lo stesso chiuso, la stessa atroce situazione. Quindi non è un caso che c'è questo accostamento tra il lager e il manicomio da parte di Basaglia, c'è questo rapporto diretto, c'è questo accostamento diretto. Noi siamo come i nazisti, questo è il pensiero che lui ha in quel momento, e non possiamo essere come i nazisti. E quindi tanti titoli dei testi di Basaglia anche riecheggiano il linguaggio che stava dietro la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, tra cui un titolo atrocemente ironico che è La soluzione finale. La soluzione finale è un testo veramente figlio della Guerra Fredda, in questo caso, in cui Basaglia prende atto del fatto che un personaggio che lui ha ammirato tantissimo, perché Karl Jaspers è
il personaggio di riferimento di Basaglia nella sua primissima esperienza. Il primo testo importante di Basaglia pubblicato comincia con le parole Carli Aspers, ma anche il testo che stavo citando, cioè La soluzione finale, inizia con Carli Aspers, ma per dire Carli Aspers sta dicendo una cosa atroce. Nella fattispecie siamo, ripeto, nella Guerra Fredda, e Aspers, personaggio mitissimo, personaggio straordinariamente umano, personaggio che immagino tutti voi avete studiato, propone su Der Spiegel che i russi e gli americani si accordino per nuclearizzare la Cina. Così la Cina viene tolta di mezzo. Ora, questo per noi è ovviamente qualche cosa di sconcertante. Nel clima della Guerra Fredda questa era una cosa del tutto comprensibile, che qualcuno facesse un'uscita di questo genere. E lui in qualche modo mette insieme questo tipo di atteggiamento di disprezzo verso la diversità. I cinesi sono talmente diversi da noi che qualcuno, anche una persona apparentemente normale, pensa di poterli nuclearizzare, e la diversità nei confronti della malattia mentale. Questi non sono esseri umani, vanno tolti di mezzo. E questo è, diciamo, un qualche cosa che riporta il discorso di Basaglia anche a quello che poteva essere il clima culturale dell'epoca. Ora passiamo veramente la parola Paolo Peloso, che ci parlerà, credo, direttamente anche della sua biografia recentemente pubblicata di Franco Basaglia. Prego. Ringrazio senz'altro l'amico Pompeo che ci ha messo in contatto, e poi gli organizzatori di questa giornata, l'Università La Sapienza. Vorrei dedicare questo mio intervento a mia mamma, che è scomparsa l'altro ieri, e parto da mia mamma non solo perché è scomparsa di recente, ma perché questi video che ho visto mentre ero in ospice con lei mi hanno colpito, in primo luogo perché in uno spezzone che non conoscevo viene affrontata una questione che a mia mamma stava molto a cuore. Io ricordo che il giorno che vennero beatificati Pio IX e Papa Wojtyla, lo stesso giorno, erano due personaggi che non erano tanto simpatici a mia mamma, che era una persona credente, però aveva anche una certa ironia, e lei disse: ma perché beatificano quei due? Dovrebbero fare santo Basaglia. Mi ha colpito molto ritrovare questa questione affrontata nello spezzone. E quindi la questione della quantità di Basaglia. Ora è chiaro che lui, pronto a questa votazione, il giornalista si schernisce un po' per pudore, ovviamente, e un po' perché naturalmente in quel momento a Basaglia premeva sostenere il carattere collettivo della sua impresa. Tuttavia mi piacerebbe invece prendere questa questione più sul serio. Franca Ongaro nel filmato, del quale mi complimento davvero di cuore con Franco Basaglia Junior, perché è materiale davvero molto interessante ed esposto molto bene. Franca Ongaro, dicevo, ad un certo punto ci pare dire: beh, ciò che aiuta Basaglia nella sua impresa è anche da un lato la grande formazione che aveva e il potere di essere entrato nel manicomio non da medico ma da direttore. Io credo che qui giochi di nuovo un po' il pudore del fatto che lei parlasse del marito, perché se ci riflettiamo è chiaro che il potere
lo avevano tutti i direttori in quel momento, in quanto direttori. E anche la formazione, probabilmente molti, non tutti, ma molti di essi l'avevano. C'è un terzo ingrediente che mi pare importante, ed è quello della straordinaria sensibilità umana di Basaglia. Sensibilità che si declina in due direzioni fondamentalmente, cioè la capacità di indignarsi di fronte all'ingiustizia che è già stata, che lo ha portato a 20 anni a opporsi al fascismo, come è già stato ricordato, e dall'altro lato la capacità di provare pietà per la povertà e per la malattia. Allora, ecco che la questione non è più soltanto una questione di carattere culturale, politico, ma ha a che fare con una particolare capacità di essere in contatto con le nude cose e in contatto con l'altro che caratterizza Basaglia. Allora, l'altra domanda, l'altra provocazione che il giornalista gli fa dicendo: ma bisognerebbe che tutti i medici, tutti gli operatori, tutte le persone fossero Basaglia, e lui anche qui si schernisce facendo a sua volta una battuta, dicendo: il mondo sarebbe noiosissimo se tutti fossero Basaglia. Ma io non credo che il problema sia che tutti siano esattamente Basaglia. Il problema è che tutti abbiano questa sensibilità che Basaglia ha avuto. E qui sta davvero un nodo importante, io credo, perché questa sensibilità non è qualche cosa che probabilmente si apprende, perlomeno non si apprende in senso scolastico, tradizionale, e non è neppure qualche cosa che si può, ci si può imporre, ecco, è una dote naturale. E allora il problema per cui tutti gli operatori devono essere Basaglia, evidentemente no, ma tutti gli operatori devono avere quel tipo di sensibilità se intendono muoversi nella direzione di una psichiatria nuova come la voleva Basaglia. Io credo invece sì, probabilmente. Basaglia, d'altra parte, in un altro punto dice: la riforma sanitaria è un fatto di democrazia, è un fatto di partecipazione, perché è stata costruita con la popolazione. Ora, questo forse è vero solo in parte, perché credo che la riforma sanitaria fosse molto più avanti di quanto la popolazione italiana in quel momento non fosse, e ancora di più di quanto non sia oggi. Però la riforma sanitaria è un salto di mentalità, non è soltanto un salto di carattere organizzativo. E io credo che un problema che oggi abbiamo, molto forte, è che questo tipo di mentalità, questo tipo di sensibilità, nel declinarsi della riforma dal 78 ad oggi, sono andate perdute. Prima con la invasione politica, diciamo, della sanità, politica in senso deteriore, della sanità riformata, e poi con il mito, diciamo, dell'aziendalizzazione. Basaglia anche su questo dice una cosa molto interessante, quando dice che la parola gestione non si può usare quando la cosa riguarda le persone. Beh, questo è interessante, perché se voi pensate, oggi le aziende hanno il comitato di gestione, oggi la parola gestione è una di quelle che gira più vorticosamente nelle aziende sanitarie.
E Basaglia invece dice no, non si può parlare di gestione, si può gestire dei beni, si può gestire dei terreni, si possono gestire tante cose, ma le persone non si possono gestire, non si possono gestire dall'alto. Le persone, Basaglia non lo dice esplicitamente, ma a mio avviso ce l'ha in mente, le persone si possono solo autogestire collettivamente attraverso processi collettivi di decisione. Ma qui sta, credo, uno dei nostri grossi problemi, in questo stacco che si è venuto a creare tra le persone e questo sistema sanitario nazionale, che credo che debba restare il più possibile nazionale, che è uno dei beni più importanti che loro appartiene. Ma purtroppo invece le persone in parte hanno rinunciato, in parte sono state costrette a rinunciare all'appropriazione di questo bene, del quale diventano oggetto. E qui ci sarebbe tutto il ragionamento anche di Basaglia sul soggetto, sull'essere soggetti e sull'essere invece oggettivati, che parte dal manicomio ma può riguardare naturalmente anche la società in senso generale. Franca Ongaro, per la verità, nel filmato a un certo punto fa presente un fatto storico molto vero, che la formazione degli psichiatri in quel tempo poteva prescindere completamente dalla conoscenza dell'ospedale psichiatrico. Questo è vero, probabilmente è vero anche per Basaglia stesso, che finché non ha messo piede a Gorizia non sapeva cosa avrebbe trovato. Ecco, quindi e bisogna che gli psichiatri sappiano invece che cos'è l'ospedale psichiatrico, che cosa sono i dormitori dove oggi vivono molti dei nostri pazienti, che cos'è la strada dove vivono altri, una minoranza, ma la minoranza più povera dei nostri pazienti. Cioè la psichiatria deve, è tale se entra in contatto, io credo, con la realtà, con la nuda realtà che vivono le persone delle quali si occupa. Basaglia quindi fa questo excursus nella sua vita, questa scaletta, diciamo, i primi 14 anni a Padova, psichiatra universitario, ma già fortemente interessato alla persona per tramite della fenomenologia dell'esistenzialismo, che si imbatte poi nella povertà, si imbatte nella miseria istituzionale, si imbatte nella violenza istituzionale che incontra Gorizia, prende in soli 3 anni, espone la sua decisione che l'ospedale psichiatrico deve essere distrutto, e mi piace che sia già stato detto, non solo, come è ovvio, per liberare i malati dall'ospedale psichiatrico che li opprime, ma anche per liberare la psichiatria. La psichiatria che non può essere esercitata nell'ospedale psichiatrico. E poi l'inciampo appunto che trova nell'amministrazione di Gorizia, la decisione di spostarsi negli Stati Uniti, a Parma, ma poi in definitiva a Trieste, e appunto la realizzazione del suo progetto. Tutto questo che ho detto deve portarci a una sorta di pessimismo, perché ormai la parola gestione impera ovunque, le condizioni dei pazienti più poveri, più malati non sono particolarmente frequentate né dagli psichiatri né dagli altri decisori, e
complessivamente abbiamo la sensazione di una società che arretra verso il fascismo, verso la guerra. Ma a me è piaciuto anche moltissimo uno dei passaggi che ho ascoltato in questi due filmati, che è quello in cui Basaglia dice, di fronte alla domanda se sia ottimista o pessimista, dice: sono ottimista perché mi piace stare con gli uomini, credo nella possibilità di un rapporto tra gli uomini. Ecco, allora io non lo so se la provocazione che inizialmente ho voluto raccogliere sulla questione San Basaglia o meno sia quanto insomma sia da tenere presente, però credo che questa sua fiducia negli uomini e quindi nell'uomo e quindi in ciascuno di noi, psichiatra e non psichiatra, in quanto uomo, sia probabilmente il lascito più importante che lo ha portato a non lasciarci una scuola, a non lasciarci un insegnamento dottrinale e rigido, ma ad aprirci delle possibilità, ad aprirci delle porte con la fiducia che ciascuno di noi possa attraversarle a proprio modo, ritrovando la capacità di esercitare quella straordinaria sensibilità che è stata sua e che sarebbe molto bello che potesse essere anche nostra. Ringraziamo Paolo Peloso e prima di passare alla parola alla prossima relatrice, volevo fare semplicemente una piccola nota a piedi pagina, nel senso che abbiamo visto come sia complesso il percorso umano dal punto di vista della storia di Basaglia, di come si è progressivamente inserito all'interno delle istituzioni, che cosa ha fatto nelle istituzioni e nel tessuto culturale italiano. E sarebbe anche importante, chiaramente non lo si può fare nel corso di un convegno come questo, un approfondimento dal punto di vista di quello che è il percorso teorico di Basaglia, che anche questo è un percorso estremamente articolato, estremamente complesso e che non si limita al fatto di liberare delle persone. Il percorso detto in questa nota a piedi pagina di due secondi può essere sostanzialmente diviso in quattro periodi, a mio avviso. Un periodo che va dal 1953 al 1961, che è il periodo che coincide con le sue prime pubblicazioni, che sono essenzialmente influenzate, come sottolineava Paolo Peloso, dalla fenomenologia tedesca, quindi Jaspers, un po' Heidegger, un po' autori dipendenti da questo tipo di ambiente culturale, con uno sguardo anche a quelle che sono le possibilità della farmacologia e a quelle che sono le possibilità della testistica che vengono da oltreoceano. Sì, c'è più di un articolo su Rapoport e sull'interpretazione del Rorschach suo. Nel 1961 entra a Gorizia, quindi si chiude questa prima fase e c'è un periodo di relativo silenzio. Dopo un periodo di tantissime pubblicazioni ogni anno, c'è un periodo in cui Basaglia non pubblica praticamente nulla e le sue prime pubblicazioni successive sono dedicate al radicale cambiamento che ci deve essere nella psichiatria istituzionale. Uno dei principali contributi si chiama per l'appunto la distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Questo periodo va fino a 1968 ed è un periodo in cui invece i riferimenti culturali non sono più la fenomenologia tedesca vista come estremamente astratta, ma piuttosto la fenomenologia francese, Maurice Merleau-Ponty, Sartre. Nello stesso tempo Basaglia comincia a leggere Foucault, comincia a leggere Frantz Fanon, autori di questo genere, e quindi cambiano completamente i punti di riferimento.
ma nel 1968, divenendo in qualche modo uno dei simboli del 1968, Basaglia comincia a diventare un intellettuale gramsciano, cioè un intellettuale che cerca di incidere essenzialmente sul tessuto sociale, quindi abbandona un po' l'aspetto teorico, sostiene di non essere uno psicoterapeuta e di non volerlo essere, dice tutto il male possibile della psicoterapia, della psicoanalisi e di tutte le altre forme di cura, perché la sua idea è quella che fondamentalmente bisogna agire nel concreto e tutti gli aspetti teorici vanno in qualche modo messi in secondo piano, non probabilmente perché pensasse che fossero tutte, che fosse tutto ciarpame, come gli è stato fatto in qualche modo dire, ma perché in quel momento ciò che contava era la liberazione dei malati. Infine, dopo l'approvazione della cosiddetta legge Basaglia, c'è un periodo di ripensamento in cui alcuni degli aspetti più estremi del suo pensiero vengono rivisti, e di questo la testimonianza più importante sono le conferenze brasiliane, dove di nuovo, nel momento in cui gli si fanno delle domande precise, l'atteggiamento è un pochettino più quello dei, diciamo, del periodo 61-68, cioè in realtà anche la psicoanalisi ha un senso, in realtà non si ammalano soltanto i poveri, la malattia mentale è qualcosa che può riguardare anche i ricchi, quindi essenzialmente non si può dire che la malattia mentale sia solo il frutto di problemi sociali, la questione è più complessa. Quindi se noi avessimo avuto la possibilità di avere Basaglia più a lungo, probabilmente la sua riflessione teorica ci avrebbe dato certamente molto di più, perché le conferenze brasiliane, come sapete, sono non un testo scritto, ma un testo che riporta brevissime introduzioni a ampi dibattiti che sono stati fatti nell'ambito delle istituzioni brasiliane. Ora, visto che però la questione della legge Basaglia è un po' il centro del discorso di oggi, passo la parola a Elisabetta Cicciola, che ci racconterà un qualche cosa che è legato all'approvazione della legge cosiddetta Basaglia, che in realtà appunto è riconducibile a Basaglia solo in maniera indiretta, e di cui uno dei contributori di cui meno si è parlato, ma che sono probabilmente i più importanti, è il senatore Ossicini, e di questo Elisabetta Cicciola ci racconterà. Grazie. Allora, la legge 180 del 13 maggio 78, che è entrata in vigore più di 45 anni fa, è nota, come sappiamo, soprattutto come legge Basaglia, e sancì la chiusura dei manicomi e riformò il sistema di cura per il disagio mentale. Segnò un vero e proprio punto di svolta nel mondo dell'assistenza ai pazienti psichiatrici. La legge, come è stato detto anche da Marco nella sua introduzione, naturalmente era figlia di quei movimenti degli anni 60 e 70 che animarono l'Italia di quel periodo. Gli anni 70 è un periodo molto complesso, definito dalla storiografia come gli anni di piombo, in realtà furono anche anni di forte rinnovamento. Un rinnovamento alimentato anche dai movimenti femministi, socialisti e laici. Io vi ho segnato alcune leggi per capire il fermento di quel periodo, all'interno del quale si inserisce anche la 180, e penso alla legge sul divorzio del 70, alla legge che ha istituito i nidi pubblici nella fascia 0-3 anni, la riforma del diritto di famiglia del 75, la tutela delle madri lavoratrici del 71, la legge sull'aborto del 78, la riforma sanitaria, la famosa legge 833 del 78, all'interno della quale poi si colloca la 180 di cui andiamo a parlare. Questa legge è subito opportuno precisare che appunto si forma in un contesto in cui la psichiatria ha ancora un approccio prettamente organicistico.
il malato più che curato veniva allontanato dalle sue relazioni, dalla famiglia, veniva isolato, veniva spersonalizzato. Nei manicomi si veniva rinchiusi, ecco come recitava la legge Giolitti numero 36 del 1904, che era ancora in vigore. Si veniva rinchiusi in manicomio perché pericolosi per sé o per gli altri, o perché si dava pubblico scandalo. Venivano ricoverati le persone perché improduttive, povere, orfani, venivano ricoverati i figli di madri sole, madri, figlie, sorelle definite dalla buona società come libertine, donne che si erano ribellate ai dettami del matrimonio, potevano venire internate in manicomio in quel periodo. Per non parlare poi dell'uso strumentale che si fece della malattia mentale durante il fascismo, molti di quegli internati in manicomio durante il fascismo avevano in precedenza passato anche periodi di confino politico, quindi un uso assolutamente strumentale. In manicomio naturalmente si registrava un annullamento fisico e psichico che culminava nelle cure e nei trattamenti imposti al malato, no? Sono stati accennati. Docce gelate, camicie di forza, lobotomie, insulinoterapia, letti di contenzione e perfino letti gabbie, elettroshock, terapie farmacologiche che sedavano il malato, quindi era, diciamo, un modo per eludere l'affrontare la malattia mentale. Fu Basaglia che il 16 novembre del 61 aprì le porte del manicomio di Gorizia, un inferno sulla terra, così lo definì, e diede il via a tutto quel cammino rivoluzionario che ancora oggi ricordiamo con questo convegno. Ma se il contributo di Basaglia è stato oggetto di molteplici studi, saggi, portati avanti anche da sua moglie Franca Ongaro, dibattiti, programmi televisivi, film, perfino pièce teatrali, invece il contributo di Ossicini è ancora rimasto sullo sfondo. Il contributo nell'approvazione di questa legge e il contributo di Ossicini come mediatore tra il mondo dei professionisti della salute mentale e i politici, di cui lui era un alto esponente. Ossicini, molti di voi lo conosceranno, è stato un docente, un fondatore di questa facoltà, è stato un antifascista, comandante partigiano nella guerra di liberazione dal nazifascismo. Ed è colui che con il suo maestro e analista Perrotti e con Bollea fondò nel 49 il primo centro medico psicopedagogico di Roma per la prevenzione e cura dei disturbi psichici. E Ossicini si batté per la chiusura dei manicomi già fin dal 44. Io a questo proposito vi voglio riportare alcuni passaggi di interessantissima lettera che Ossicini scrisse al suo maestro analista Perrotti, il socialista Perrotti, nel 1952 a proposito di ciò che pensava dei manicomi. Scrive Ossicini a Perrotti: quando nel 1946, mentre iniziavo la mia analisi personale, tu mi facesti ammettere come uditore al congresso che si tenne, mi pare il 22-23 ottobre, della Società Psicoanalitica Italiana, naturalmente riferimento al primo congresso della Società Psicoanalitica che si svolse finita e conclusa la Seconda Guerra Mondiale. Io affrontai questo problema con Musatti e proseguimmo, ti ricordi, a tramezzo, in quella straordinaria assise promossa dall'allora Ministro dell'Assistenza post-bellica Sereni. Convegno del quale, per iniziativa di Musatti, tua, ma anche mia, e di Calogero e di Bollea, vennero fuori le prime scuole per assistenti sociali in Italia e i primi centri medico-psicopedagogici. Mi appariva già chiaro allora, dai discorsi fatti con voi, che proprio un'esperienza clinica alla luce della psicoanalisi dava corpo scientifico all'intuizione che avevamo avuto nel 1944, visitando i bambini in manicomio nel 1944. E ecco cosa scrive Ossicini: queste strutture vanno chiuse perché sono patogenetiche. A favore di strutture aperte, di ospedali diurni, di centri di igiene mentale, medico-psicopedagogici, di intervento ambientale e familiare, sulla base degli orientamenti clinici della moderna psicoterapia. Possono sussistere piccoli reparti di ricovero per pazienti acuti a tempo determinato
e comunque con strutture psicoterapeutiche di intervento. Questa è una battaglia, dice Ossicini a Perrotti, che dobbiamo fare. Poi la lettera si fa più politica che scientifica, è una lunga lettera e dunque questa è un'altra storia. Veniamo però alla 180. La legge 180 si colloca all'interno della settima legislatura, che va dal 76 dal 5 luglio 76 al 19 giugno 79. In quel periodo Ossicini era stato eletto senatore tra le fila del gruppo parlamentare di Sinistra Indipendente e presiedeva la 12ª Commissione Permanente del Senato di Igiene e Sanità. La cronaca del disegno di legge, che dal titolo Accertamenti e trattamenti sanitari volontari obbligatori, fu presentata alla Camera il 19 aprile del 78, ma il testo rientrava in quell'ampia riforma presentata l'anno precedente, nel 77, il 16 marzo, sulla riforma e l'introduzione del sistema sanitario nazionale, con una delega data nel 77 specifica al governo per disciplinare la materia psichiatrica. In quel periodo c'era ancora la legge del 1904, per cui si veniva ricovelati perché pericolosi e perché si dava pubblico scandalo. I tempi però erano diventati molto stretti perché il pannello e il Partito Radicale avevano raccolto ben 700.000 firme per indire il referendum e quindi chiamare gli italiani a scegliere se abrogare la legge del 1904 ma lasciare la materia psichiatrica in un vuoto normativo che era un pericolo, poteva rappresentare un pericolo, oppure mantenere la legge ma creare poi diciamo delle difficoltà a proporre ulteriori interventi riformatori. Quindi era un periodo molto molto complesso. Era una stagione di crisi nazionale e di governi di solidarietà e l'opinione pubblica, lo vorrei ricordare, era catalizzata dal rapimento di Aldo Moro, che era avvenuto il 16 marzo 78. Allora, in quel trambusto questa legge non si discusse in Parlamento, ma si discusse nelle sedi riservate delle due commissioni di igiene e sanità, della Camera e del Senato. E quale escamotage si trovò? Praticamente furono estrapolati gli articoli che riguardavano la materia psichiatrica dal disegno di legge sul sistema sanitario, consapevoli che ancora una volta, almeno sul piano legislativo, la salute mentale era disgiunta dalle altre forme di assistenza sanitaria, ma non si poteva fare altro perché incombeva il referendum. Il 28 aprile 78 la Presidente della Commissione Igiene e Sanità della Camera, Maria Eletta Martini, convocò appunto l'esame di questo disegno di legge. Due furono le sedute in cui si discusse, il 28 aprile e il 2 maggio. Quando il testo fu approvato, all'unanimità quasi, perché ci furono 30 voti favorevoli, un astenuto e un voto contrario. Quindi, come dire, perdonate il termine, ma insomma la palla passò alla Commissione di Igiene e Sanità del Senato. Relatore alla Camera, ho dimenticato di ricordarlo, fu il senatore Bruno Orsini, un democristiano che aveva una formazione psichiatrica, che per certi versi era lontano dalle varie posizioni che animavano Psichiatria Democratica. E se il contributo di Orsini è stato ben evidenziato, del resto fu importante, invece il contributo di Ossicini rimane ancora sullo sfondo. Che cosa fece Ossicini? Prima di presiedere la Commissione di Igiene e Sanità del Senato, lui appunto era il presidente di questa commissione, convoca nella sede parlamentare del gruppo di Sinistra Indipendente una riunione invitando gli psichiatri. Che cosa voleva fare Ossicini? Voleva innanzitutto esprimere la propria posizione sulla legge e poi chiedere a questi psichiatri un contributo per, e qui cito le parole di Ossicini, rendere questa legge abbastanza decente. All'incontro naturalmente partecipò Franco Basaglia, ma partecipò anche Michele Risso, psichiatra che con Basaglia aveva contribuito a fondare Psichiatria Democratica, Romolo Priori,
psichiatra e direttore del CIM Romano del Nomentano, traduttore della psicopatologia generale di Jaspers, Fausto Antonucci, un altro psichiatra e docente di psicopatologia nell'Ateneo Romano, anche lì primario di un centro di igiene mentale, Raffaello Misiti, dirigente del PC e direttore dell'Istituto di Psicologia del CNR. Ebbene, Ossicini li convocò tutti dentro il gruppo di Sinistra Indipendente. C'è un verbale di questa riunione a firma del senatore Luigi Anderlini, che presiedeva il gruppo parlamentare di Sinistra Indipendente. Ognuno, la discussione si dipanò sia su un piano teorico che esperienziale. E si passò appunto dagli abolizionisti del manicomio e di tutte le istituzioni ad esso collegate a coloro che puntavano ad una riforma istituzionale e all'inserimento di nuovi professionisti come gli psicologi, e naturalmente questa era la posizione di Ossicini per la quale si batté. Ossicini puntò molto sul fatto che si dovessero trovare dei punti comuni da inserire nel successivo regolamento applicativo. Su questo fu molto chiaro con gli psichiatri. E la riunione, ci ricorda Ossicini nei suoi testi, ma anche nelle varie interviste che ha rilasciato, si concluse con un atteggiamento cordiale e affettuoso nella forma, ma in generale abbastanza ostile, cioè ognuno rimase, per capirsi, nella propria posizione. Ma Ossicini era una persona concreta e lungimirante, e per di più si batteva per la chiusura dei manicomi fin dal 1944, ce lo testimonia anche la lettera di Perrotti del 1952 a cui abbiamo accennato all'inizio. Aveva chiaramente compreso Ossicini che in quel frangente politico si erano create le condizioni per abolire la legge del 1904. Aveva dunque trovato un accordo con gli psichiatri convocati, che a vario titolo si erano occupati di questa materia, avevano portato avanti e promosso questa battaglia, che poi si sarebbe potuto spendere con i suoi colleghi senatori, perché ovviamente i senatori della Commissione Igiene e Sanità furono chiamati a approvare rapidamente un testo senza la possibilità di apportare modifiche, perché non c'era tempo. Il giorno dopo della riunione in Commissione Igiene e Sanità sarebbero partite le pratiche per avviare il referendum. Quindi senza questo gioco su più tavoli probabilmente oggi non staremmo a parlare della 180, o comunque la storia avrebbe preso pieghe diverse. La discussione in Commissione Senato iniziò alle 10.05 del 10 maggio 78, all'indomani del ritrovamento del cadavere di Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Quindi era un clima molto, molto forte in quel periodo, drammatico. E sebbene in Commissione Igiene e Sanità del Senato gli interventi furono unanimi nel condannare il manicomio e le condizioni del sistema manicomiale, in molti lamentarono la forzatura a cui erano chiamati, cioè votare un testo senza modifiche. Ma ecco cosa dice Ossicini ai suoi colleghi senatori, forte anche dell'accordo che aveva avuto in precedenza con gli psichiatri. Lo ribadisce più volte, se vedete i testi stenografici vi rendete conto, insomma, che si trovano conservati negli archivi del Senato. Ecco cosa dice Ossicini: per fortuna si tratta di un provvedimento ponte, rapidamente modificabile, portando invece la discussione sui sistemi, sui servizi alternativi che sarebbero stati il cuore della riforma psichiatrica. Su questo lui insistette. Ecco cosa disse ai senatori: le leggi non daranno mai buoni risultati se non funzioneranno bene i centri di igiene mentale. Il problema non si può comunque risolvere con una piccola modifica, perché volevano apportare modifiche. Esso riguarda gli orientamenti terapeutici. Mi sono battuto per gli psicologi, perché il neuropsichiatra va raramente nei centri di igiene mentale e pertanto non svolge attività assistenziale. Gli psicologi, gli assistenti sociali, gli infermieri, gli psicologi dell'infanzia dovranno affrontare e risolvere questo rilevante problema. Naturalmente il pensiero di Ossicini va a l'altra battaglia fondamentale che lui portò a compimento con la legge 56 dell'89, cioè con l'istituzione di un albo professionale per gli psicologi. La discussione proseguì in commissione, si concluse alle 13 con un'approvazione integrale del testo, che divenne poi la legge 180 del 13 maggio 78,
che assunse un enorme significato tecnico, sociale e politico e aprì una strada, una nuova concezione e una nuova fase del rapporto tra malati psichici e società italiana, estendendo i diritti sanciti dalla Costituzione anche ai malati di mente, perché prima non godevano dei diritti di cui godiamo tutti. Vorrei concludere con un brevissimo passaggio di un articolo di Franca Ongaro, sulla Stampa. Lei scrive, pochi mesi dopo, nel settembre 78, prima che si approvasse poi la riforma del sistema sanitario, sulla Stampa, il 13 maggio 78 non si è stabilito per legge che il disagio psichico non esiste più in Italia. Ma si è stabilito che in Italia non si dovrà rispondere mai più al disagio psichico con l'internamento e con la segregazione, il che non significa che basterà rispedire a casa le persone con la loro angoscia e la loro sofferenza. E vi ringrazio. Allora, io volevo, oltre che ringraziare Elisabetta specificamente, ringraziare collettivamente tutti coloro che hanno parlato fino adesso, perché io altre volte ho avuto la funzione di chair, normalmente c'è sempre questa cosa, uno deve mettere il bigliettino, guarda che ti mancano 2 minuti, guarda che hai 30 secondi, invece sono siete stati tutti siete stati tutti incredibilmente puntuali, e quindi il ruolo di vigile urbano fino adesso non l'ho dovuto fare. Adesso se vuoi lasciare il tavolo, chiamo invece a raggiungerci Giovanni Pietro Lombardo e Pompeo Martelli. Giovanni Pietro Lombardo, malgrado sembri mio coetaneo se non più giovane di me, in realtà è in qualche modo un po' uno dei protagonisti dei però è importante dirlo, perché in qualche modo il tuo intervento è l'intervento di un protagonista, non di un, diciamo, di una persona che spulcia archivi, ma di una persona che ha visto in qualche modo le cose dal vivo e che ci racconterà in qualche modo di alcuni aspetti poco conosciuti della dialettica politica culturale di quegli anni. Grazie per la presentazione. Non dipende soltanto dalle persone che sono intervenute, dipende anche dalla ottima organizzazione del convegno, perché ognuno ha, come dire, la sua collocazione all'interno di un progetto pensato di questo incontro, di questo convegno, per cui questo rende più facile le collocazioni. Non c'è la possibilità di potenti. Allora, ringrazio anch'io i colleghi presenti e anche i colleghi assenti. Tra l'altro credo che abbiamo collaborato con Peloso per delle conferenze per il San Lazzaro di storia delle perizie, quindi mi fa piacere rivederlo sia pure a distanza. Allora, comincio per non contraddire il buon viatico, diciamo così, di Marco Innamorati, di cui peraltro ho apprezzato molto le cose che diceva. Quindi io nel 1973, ma così precisiamo ancora di più l'età, avevo 26 anni e avevo iniziato come borsista a collaborare con Adriano Sicini, che si era appena trasferito dall'Università di Messina all'Università di Roma, chiamato da Ernesto Valentini, quello della biblioteca, diciamo così, da Ernesto Valentini, che insieme a Fabio Metelli all'Università di Padova avevano appena istituito nel 71-72 il primo corso di laurea in psicologia. Io collaboravo allora
con l'Unità, che era un importantissimo quotidiano di partito, molto letto e seguito dagli operatori della salute mentale che operavano allora per conto delle amministrazioni provinciali. Era anche molto letto da Franco Basaglia, adesso vedremo perché lo dico. Scrissi una recensione nella seguitissima pagina dei libri del giornale del libro Che cos'è la psichiatria di Franco Basaglia, che dopo la prima edizione del 1967 era stata appena ripubblicato dall'editore Einaudi, considerato talmente importante, adesso vi do un riferimento, come dire, evocativo, simbolico, storico, era considerato un editore talmente importante in quel contesto che un mio amico e collega filosofo affermò una volta che avrebbe barattato un anno della sua vita per pubblicare un libro con questo editore. E la mia recensione venne pubblicata in estate, nell'agosto del 1973, era un'estate afosa, ed era lunga appena 15-20 righe. Provo a riassumere i punti salienti toccati. Il libro, dicevo, riguardava l'esperienza condotta da un gruppo di medici dell'ospedale psichiatrico di Gorizia e, a distanza di 6 anni dalla prima edizione, aggiungevo, la pubblicazione ci forniva l'opportunità di valutare a posteriori, virgolette, l'enorme significato di rottura, chiuse virgolette, rappresentato da Gorizia nella psichiatria anti-istituzionale. Poi, con una certa giovanile arroganza intellettuale, davo per scontato che almeno teoricamente il disvelamento della realtà manicomiale eminentemente custodialistica e repressiva fosse già avvenuto. Quindi io nel 73 dicevo il disvelamento di queste funzioni, di questo ruolo è già avvenuto, e anche se, dicevo, esistevano ancora forti resistenze ideologiche, politiche ed economiche da parte delle amministrazioni provinciali preposte a quel tempo alla gestione dei manicomi, ed erano le province, insomma, che si occupavano dei manicomi e che non avevano molta voglia di chiudere i manicomi, perché chiudere i manicomi significava per loro, che era un potere notevole che veniva delegato, insomma, ad altre situazioni, e quindi loro, le amministrazioni delle province, non erano molto contenti di queste riforme, diciamo così, ecco. Occorreva tuttavia cominciare a pensare che, virgolette, scrivevo, mancavano strutture e strumenti alternativi da prospettare, diversi quindi dal manicomio, per meglio organizzare la salute mentale dei cittadini. E anch'io avevo negli occhi, nelle orecchie, nel pensiero, diciamo così, lavoravo con ossicini, quindi le cose di cui ci ha parlato Elisabetta Cicciola io le avevo, come dire, ben digerite, di strutture alternative e di strumenti alternativi. Per dare concretezza ai rilievi mossi alla critica basagliana delle istituzioni psichiatriche, nella recensione si prendeva però qualche distanza dal radicalismo della pratica antistituzionale degli operatori psichiatrici di Gorizia, che sostenevano, virgolette, per poter curare il malato occorresse capovolgere il sistema che fino ad ora lo aveva escluso con la sua, virgolette, scienza psichiatrica. In conclusione della recensione ci si interrogava quindi, virgolette, se fosse giusto rimandare tutto al, io dicevo, al ribaltamento del sistema politico, e se non fosse già possibile cominciare ad intaccarlo nella sua ideologia scientifica, proponendo, io mi sentivo ed ero uno psicologo, elaborazioni teoriche e strutture terapeutiche alternative, elaborazioni teoriche in campo psicologico e strutture terapeutiche alternative, le strutture territoriali, che ancora non esistevano però. In questa domanda finale, traduco per quanti non abbiano partecipato ai dibattiti ideologici un po' infuocati di allora per motivi di età, era avvertibile in cauda venenum un certo atteggiamento polemico fondato sulla
alternativa culturale e professionale che la psicologia, appena istituita nei corsi di laurea, avrebbe potuto mettere a disposizione concretamente nei servizi territoriali della salute mentale, come poi effettivamente avvenne, ma come in quel momento nessuno pensava che potesse avvenire. Trascorsa l'estate, nell'ottobre dello stesso anno giunse in redazione una lettera al direttore di Franco Basaglia, che stava a testimoniare l'importanza della sede giornalistica per il movimento antistituzionale in genere, oltre che il rilievo delle questioni, quei virgolettati, diciamo così, che vi avevo brevemente citato prima. E Basaglia diceva, anche qui cerco di, tra virgolette, riportare, insomma, così, con una certa onestà intellettuale, si diceva in forma piccata che, virgolette, che Lombardo non avesse, cioè io, non avesse molta dimestichezza con la dialettica, dato che dissentiva dalla necessità evidenziata dai goriziani di capovolgere il sistema sociale per poter solo in seguito affrontare la malattia e curare il malato. E quindi, secondo lui, insomma, ero poco avvezzo alla dialettica. Poi Sì, cioè, era questa la mia posizione. Ma lui diceva che bisognava rovesciare il sistema politico. Sì, esatto. No, prego, ma è quello che avevo detto, che nella recensione, grazie comunque della condivisione. E quindi, a precisazione un po' scolastica, per uno che insomma è laureato in filosofia come me, la lettera proseguiva sostenendo che, dato che i rapporti tra gli uomini erano determinati nella comune opinione dai rapporti sociali di classe, anche il rapporto medico-paziente risultava da questi influenzato, in specie se aveva luogo nell'istituzione manicomiale che escludeva ed emarginava gli sfruttati. Fino a quando fosse esistito lo sfruttamento, l'emarginazione e l'esclusione a condizionare i rapporti fuori e dentro le istituzioni manicomiali e non si fosse quindi creato un nuovo tipo di rapporto sociale tra gli uomini, sarebbe stato impossibile trovare le cause della malattia. Solo nella consapevolezza di questi limiti ideologici gli interventi erano praticabili, così come avrebbero potuto essere individuate anche strutture alternative al manicomio. Poi si specificava che Lombardo comunque sosteneva in fondo le stesse cose contro cui inutilmente polemizzava, quindi, come dire, era inutile forse che polemizzasse. La conciliante controreplica di Lombardo, avevo 26 anni, si trattava di un illustre maître à penser di cui sarebbe oggi difficile trovare un corrispettivo, adesso non saprei dire che tipo di ruolo potesse essere assimilabile a quello di Basaglia, oggi quello di Basaglia. Difendevo comunque il punto della opportunità da parte degli operatori del settore psichiatrico di iniziare dialetticamente, dicevo, cioè, come dire, precisavo che non ero lontano dalla dialettica, che mi sembrava che ci fosse nel mio ragionamento il riferimento alla dialettica marziana, hegeliana e così via, a porsi obiettivi alternativi e reali, magari, aggiungiamo noi oggi, però fuori dai manicomi, no? Forse lì avrei potuto dirlo più chiaramente, e con l'apporto di altri ruoli professionali che nascevano in quel momento all'Università di Roma e di Padova, cioè gli psicologi e gli psicologi clinici. Mi dispiace che la professoressa Anna Maria Speranza si sia assentata in questo momento, ma insomma era importante questo tipo di riferimento alla psicologia clinica, sottolinearlo. Tra il 1973 e la fine degli anni 70 cambierà radicalmente il baricentro scientifico, culturale, politico, organizzativo. Provo anch'io a storicizzare, Marco, cosa che io trovo utilissimo fare, così come tu hai fatto nella produzione scientifica di Basaglia. E tra il 73 e la fine degli anni 70 c'è un cambiamento intorno a cui il movimento della salute mentale creato da Basaglia
nel frattempo trasformatosi nell'Associazione di Psichiatria Democratica, farà perno. Negli anni successivi al 73 e fino all'approvazione della legge 180 del maggio del 78, dell'approvazione in Senato e della approvazione da parte del Presidente della Repubblica, che era Giovanni Leone, la questione centrale rimarrà sostanzialmente la deistituzionalizzazione e il cambiamento delle pratiche psichiatriche nei manicomi. Solo in seguito, con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, del 23 dicembre del 1978, stiamo parlando di pochi mesi, di poche settimane quasi, il movimento della nuova psichiatria e della psicologia clinica videro un più allargato intreccio di discussioni per modernizzare la nuova cultura scientifico-professionale e organizzativa dei servizi di salute mentale. E ci furono una serie di convegni, me ne ricordo uno importante, molto significativo, al Centro Culturale Mondo Operaio su psicologia e psichiatria, quale cultura per i servizi psichiatrici, e c'erano tutti i nostri colleghi, amici, psicologi e psichiatri più come dire, impegnati in quel momento, e all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, che riconosceva a pochi mesi di distanza il ruolo sanitario dello psicologo, perché non esisteva allora un ruolo sanitario, e esistevano gli psicologi che erano o pedagogisti psicologi o medici psicologi o laureati in psicologia, e non erano psicologi nemmeno i laureati in psicologia, perché non esisteva il riconoscimento giuridico della professione. E quindi sono tre i riferimenti di legge importanti che sul finire degli anni 70 metteranno al centro il ruolo dello psicologo, che per differenziarsi dalla generica figura, qui c'è un po' una polemica con quanto si sosteneva nell'ambito della psichiatria democratica, che si voleva che lo psicologo fosse un operatore socioassistenziale o un animatore psichiatrico, come esistevano a Roma, e insomma invece questi psicologi piano piano negli anni 70 e soprattutto alla fine degli anni 80 conquisteranno una propria autonomia professionale proprio sulla base della competenza clinica psicoterapeutica a cui è stato fatto riferimento prima dalla professoressa Speranza e da tutti quelli che mi hanno preceduto. Quindi 13 maggio del 78 Giovanni Leone promulga la legge 180, approvata prima dalla Camera dei Deputati e a pochi giorni di distanza dal Senato della Repubblica con il Presidente Adriano Sicini il 10 maggio del 78. Il 23 dicembre del 78 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, perché è cambiato, promulga la legge 833 sul Servizio Sanitario Nazionale, e attenzione, non è stato citato e invece è importantissimo citarlo, il decreto del Presidente della Repubblica 761 del 20 dicembre del 1979, con questo decreto viene definito lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, USL, Pompeo sicuramente conoscerà benissimo, creando il ruolo sanitario in cui era inserito per la prima volta lo psicologo secondo tre posizioni funzionali: collaboratore, psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e psicologo dirigente, cosa che poi in seguito. Quindi nel nuovo contesto che si viene a creare con la chiusura progressiva dei manicomi, diveniva quindi necessario programmare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, appena istituito, nuovi servizi di salute mentale che nel territorio si occupassero di prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini. E a questo riguardo, per evidenziare un atteggiamento culturale di fondo di Franco Basaglia, è esemplificativo di questo secondo periodo, della fine degli anni 70, narrare un secondo episodio di scambio culturale che ebbi con lui, in cui venivano pienamente confermate le risultanze dei miei studi sulla psichiatria fenomenologica esistenziale. Io credo che Ludwig Binswanger sia stato molto presente nella formazione, oltre che a Jaspers ovviamente, nella formazione di Basaglia, e poi in qualche modo abbia declinato anche questo tipo di psichiatria e di clinica psichiatrica, anche facendo
il distruttore, insomma, no, dell'istituto manicomiale, come ha fatto nella sua carriera. Perché Binswanger è stato un antico maestro. Allora, prima dell'approvazione parlamentare della legge 180 a cui abbiamo fatto riferimento, insieme ad altri psicologi e psichiatri, fu invitato dal senatore Luigi Anderlini, che era in quel momento presidente pro tempore del gruppo della sinistra indipendente, che era in realtà diretto da Ferruccio Parri, che non stava troppo bene in quel momento in salute, quindi invitato da Anderlini e dal senatore Adriano Sicini, presidente della commissione, fu invitato ai ristoranti Trescalini di Piazza Navona. Nella discussione in cui mi trovai coinvolto durante il pranzo, Franco Basaglia, diversamente da altri psichiatri e psicanalisti presenti, questo va dato atto, diciamo così, all'articolazione delle posizioni culturali, scientifiche e professionali dentro il movimento della psichiatria di quel periodo, Franco Basaglia, diversamente da altri psichiatri e psicanalisti presenti, sostenne che l'intervento clinico-psicoterapeutico degli psicologi, che io ormai ai suoi occhi simbolicamente rappresentavo, cioè lui si rivolgeva direttamente a me, insomma, fosse assai peggiore degli interventi farmacologici praticati da molti addetti alla salute mentale. Esso era infatti ritenuto moralmente lesivo dell'autonomia delle scelte esistenziali degli individui. Per me che dico queste parole, citandole, diciamo così, il riferimento alle impostazioni fenomenologico-esistenziali sono molto significative e quindi si tratta proprio della riproposizione dell'approccio fenomenologico-esistenziale ai temi della clinica psichiatrica che venivano in questo modo declinati, sia pure con una certa verve polemica. Ma forse era anche una tardiva confessione, fatta magari per contrasto, del rilievo che aveva a quel punto assunto anche la farmacologia, che accompagnava necessariamente la pratica sociocomunitaria, basata essenzialmente sullo strumento gruppale delle libere assemblee di reparto. La deistituzionalizzazione manicomiale faceva emergere proprio nella relazione conflittuale tra medico, infermiere, ricoverato, la soggettività, e di questo abbiamo fatto altro che sentir parlare, utilmente parlare fino ad ora, la soggettività dei pazienti e dei loro progetti di vita, e qui faccio riferimento a un costrutto fenomenologico esistenziale. Proprio a partire dall'approvazione della Commissione Sanità e Igiene del Senato della legge 180, il ruolo clinico e psicoterapeutico dello psicologo poté quindi negli anni 80 contribuire alla riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari e della salute mentale del Paese. Vi ringrazio dell'attenzione, credo di essere stato entro i 20 minuti. Grazie a Giovanni Pere Lombardo e possiamo passare la parola a Pompeo Martelli, che è direttore del Museo della Mente e professionista della salute mentale, il quale ci parlerà del famoso elefante a cui non dobbiamo pensare nel momento in cui entriamo nella stanza, e cioè la attualizzazione del pensiero di Basaglia, perché fino adesso abbiamo storicizzato il personaggio. Però naturalmente bisogna chiedersi, al di là di quello che è stato il suo ruolo storico, che cosa effettivamente noi facciamo oggi del suo pensiero. Molte grazie, sono molto contento di essere in questa sala con voi e anche felice che siamo riusciti a organizzare questo incontro con gli amici. Saluto Paolo che ci ascolta e Franco, a cui sono molto affezionato. Parlare in coda è un po' complicato, perché uno poi viene con l'idea di dire delle cose, come succede a me spesso, poi dopo io cambio un corso d'opera, e quindi approfitto, diciamo, di questa chiusura di questo incontro, di questa chiacchierata, per dire due cose. Allora, l'idea ovviamente di attualizzare Basaglia vuol dire parlare oggi di lui, cosa resta, cosa non resta, cosa è stato, come dire, più
più sostenuto nel suo pensiero, non lo saprassi, cosa è perduto, cosa si è fermato. Un po' complicato dire tutte queste cose. Nell'idea dell'attualizzazione del pensiero di Basaglia faccio un passo indietro, cioè lo attualizzo passando all'indietro, che secondo me mi viene più facile, soprattutto perché ci sono gli studenti, sono più giovani, e quindi potrebbe essere utile anche per loro questa quest'idea. Io arrivo a Basaglia su un percorso strano. Non ci arrivo attraverso uno studio, diciamo, dichiaratamente psicopatologico, non arrivo a lui attraverso la, come dire, la ricerca psicopatologica. Ci arrivo per una infatuazione politica fortemente presente in quegli anni, in cui ero fortemente coinvolto, anche ancorché, come dire, un tardo adolescente molto studioso, diciamo così, molto particolare, un tardo adolescente che aveva avuto la fortuna di, come dire, di incontrare una serie di persone, tra cui Vittorio Foa e Romano Luperini, e che da giovanissimo frequentava certe persone di questo calibro. E allora mi capita un giorno, stando all'interno di un percorso di organizzazione politica che si stava costruendo, che io giovanissimo davo, in cui io giovanissimo davo il mio contributo ancora prima di arrivare alle aree universitarie, che era Democrazia Proletaria, nella nascente attività del 75, mi ritrovo nel 76, vado a Siena appunto in questo gruppo di Luperini, e lì assisto ad un incontro, ad una presentazione di Mario Tronti. Questa cosa, come dire, è stato, secondo me, è il passaggio per cui arriva a Basaglia. È veramente strano questa cosa. Mario Tronti quel giorno presenta un intervento che io mi sono scritto adesso, me lo sono andato a ricordare, che era Teoria e politica, scienza e rivoluzione. Esordiva dicendo: non è un problema di metodo. La miseria della politica riguarda solo il pensiero. La pratica politica è più ricca e raffinata. E smettiamola con questi francofortesi, cosa che io invece avevo letto negli anni precedenti, come tutti i ragazzini diciamo, di 14-15 anni di quell'epoca. Dice: smettiamola con i francofortesi, era il 76, e smettiamola con questi francofortesi che hanno interiorizzato la lotta di classe imperniandola sull'alienazione dell'individuo. Cioè, sta cosa a me mi ha praticamente quel giorno spiazzato completamente. E mi sono però reso conto che dentro c'era un ragionamento particolarmente complesso, particolarmente ricco, che doveva essere studiato, che dovevo studiare, che dovevo assolutamente percorrere. È ovvio che stiamo parlando di un'idea, di una critica, di un marxismo, immaginato più come una dimensione di ideologia che come scienza della società, no? E quindi Mario Tronti diceva, soprattutto ai più giovani in quella sala, diceva: oh ragazzi, dovete cambiare, cioè dovete andare su un'altra prospettiva. E quest'altra prospettiva dov'era? Quale poteva essere? A distanza di pochi mesi arrivo, proprio perché nel frattempo avevo incominciato a, come dire, a leggere delle altre cose, tra cui i lavori di Giulio Maccacaro sulla salute in fabbrica, e quindi su un modello di lotta di classe basato non tanto, appunto, come dicevano i francofortesi, ma come diceva Mario Tronti. E allora, ecco, in questo percorso arrivo a Trieste. Perché vado a Trieste? Perché a Trieste nel 1977 c'è il famoso Verso Internazionale di Alternativa alla Psichiatria, con un titolo entusiasmante che era Il circuito del controllo. E lì conosco Franco Basaglia, cioè lo vedo per la prima volta nella mia vita, cioè lo vedo parlare, lo vedo muoversi, lo vedo fisicamente presente. E quando lo sento parlare, ed è diciamo, l'anno e l'evento a cui fa anche riferimento poi Paolo, quando ovviamente Franco viene attaccato fortemente dall'area estremista di Autonomia Operaia,
che lo attacca dicendo che lui non è un vero rivoluzionario, bisogna andare oltre, no? Bisogna andare ancora più a sinistra, ancora è un conservatore, no? C'è questo anche uno scontro fisico, cioè, no? Dove poi Basaglia incassa, diciamo così, in questa rissa un po' di problemi alle costole, insomma, c'è proprio un contatto fisico, cioè, questo per farvi capire qual era il clima. Insomma, c'è uno scontro, però poi Basaglia è molto bravo, è molto forte, perché questa cosa è entusiasmante, per quello vi dico sono arrivato lì. Perché lui dice, ma no, questa è dialettica, no? Cioè, questa è importante, questa cosa. Questa è dialettica, diciamo, non è quella di Giampiero Lombardo, che lui non ce l'aveva. Questa è dialettica, questa è la dialettica vera, per cui bisogna ascoltare, bisogna... In fondo siamo riusciti a parlarci. Allora, questa idea, come dire, è fortemente contaminante, capito qual è la situazione? Quindi io mi rendo conto che da lì dovevo immaginare un percorso di studio e quindi quello che poi diventerà la mia professione. E lo faccio sostanzialmente da quegli stimoli lì. E allora, come dire, da quel momento ho fatto mie due cose fondamentali. Una ovviamente era di Tronti, ma l'altra era di Basaglia. E entrambi avevano una caratteristica simile, secondo me, su questa cosa. Cosa c'avevano di caratteristico? Certamente per condizioni diverse. Il pensare estremo e l'agire a corto. Ora, Tronti ce l'aveva su un'altra prospettiva questa, Basaglia su un'altra prospettiva. La condizione del pensare estremo e dell'agire a corto trontiano, poste operaista, era diverso da quello basagliano, come l'avete giustamente descritto voi, anche nel suo percorso storico e di frattura di lotta istituzionale. E allora io mi dovevo costruire il mio, fra queste due, mantenendo comunque questa caratteristica, il pensare estremo e l'agire a corto. Il pensare estremo però io non l'ho mai abbandonata questa prospettiva, ancora oggi ce l'ho, io l'ho imparato da Karl Marx e questo continua a essere per me presente. L'agire a corto ha ovviamente nel tempo avuto, come dire, molti padri di riferimento, tra questi anche Basaglia. Nell'agire a corto, però, prima di Basaglia, nella mia gioventù, e anche questa non l'ho mai abbandonato, è la misteriosa curva della retta di Lenin, che per me è il massimo del tatticismo e che funziona se viene utilizzato in maniera intelligente, cosa che oggi invece non c'è più nessuno, o quantomeno non ha più la sinistra. E quindi arriva all'attualizzazione di Basaglia. Ma qui il problema è come si articola storicamente il passato, che è un problema complicato. Allora, per me, per l'area di Basaglia, in questo momento attualizzare Basaglia, quindi riarticolare storicamente questo passato nel presente, io lo faccio nella logica, diciamo, lo faccio con la luce di Benjamin, secondo me, sul senso della storia. Cioè impossessarsi di un ricordo così come balena in un attimo di pericolo. Solo così si può riarticolare il passato nel presente. Perché oggi abbiamo un grande problema e abbiamo un attimo di pericolo, che non è solo un attimo, come dire, temporaneo, è un attimo fenomenologico. Allora noi dobbiamo impossessarci di questo ricordo perché oggi effettivamente siamo di fronte a un grande pericolo. E il pericolo di oggi è molto presente e lo vivono tutti coloro che lavorano nel campo della salute mentale. Il pericolo di oggi è sicuramente una condizione estremamente seria, estremamente gravosa, come a cui faceva già riferimento prima Paolo Veloso, molto, molto intelligentemente, quando richiamava il problema della gestione. Oggi, diciamo, la salute mentale, i servizi, si preoccupano molto della gestione. Ma nel preoccuparsi della gestione si dimenticano sostanzialmente della presenza. Nel senso che sembrerebbe molto forte l'occuparsi della gestione dell'altro tenendolo presente. Mentre invece dal mio punto di vista oggi c'è
un forte elemento di debolezza nell'occuparsi della condizione dell'altro senza averlo presente. E il non averlo presente è generato principalmente da un problema formativo, dove c'è una reale frantumazione oggi nei processi di apprendimento di quelli che sono gli elementi fondamentali della relazione. A questo riguardo anch'io voglio leggere tre righe, perché queste le avevo scritte, e queste sono, questa è una cosa che ha scritto appunto Basaglia, e la scrive proprio in un appendice all'istituzione legale. E sentite cosa scrive Basaglia nel 68, sembra che questa cosa la dovessimo scrivere oggi noi, no? In questo momento storico. Per attualizzare Basaglia, lo attualizzo con le sue parole in questa situazione di pericolo. Dice Basaglia, ma al momento attuale, 68, ma al momento attuale siamo sicuri di poter incominciare a dedicarci alla malattia? Ciò che è rimasto dopo la serie di riduzioni successive che ha liberato il malato mentale dalle incrostazioni istituzionali e scientifiche di cui era coperto è da ritenersi la malattia? O il peso dei ricoverati che siamo costretti a continuare a gestire ci impedisce ancora di essere ciò che vogliamo, obbligandoci a creare una nuova istituzione per poter sopravvivere? Ora immaginate questa cosa e riportiamola oggi. Immaginiamo questa situazione, queste sue parole, riportandole oggi. L'istituzione, questa istituzione che noi coltiviamo per poter sopravvivere, sono i nostri servizi. Sono i servizi di salute mentale. E allora ci dovremmo porre la stessa domanda che si poneva a Basaglia, questo interrogativo che era estremamente problematico. Cioè noi all'interno di questi servizi che noi manteniamo vivi, cosa sono? Dove li stiamo portando? Come li stiamo facendo funzionare? Li stiamo facendo funzionare perché sono un elemento, come dire, che ci sostanzia, o siamo noi che dobbiamo superarli per sostanziare una pratica che deve andare avanti e che non può ridursi all'interno di queste mura? Cioè, occuparsi di nuovo del malato o occuparsi della malattia? Storico problema a cui faceva riferimento Basaglia. E effettivamente oggi devo dire che ci si occupa molto della malattia. Ora, da questo punto di vista è chiaro che l'attualizzazione di Basaglia, così come la sto ponendo oggi io in maniera interrogativa, pone un problema. È chiaro che se noi lo dovessimo attualizzare, noi dovremmo dire che la sua pratica oggi è incompiuta. C'è un elemento di incompiutezza. C'è un elemento di incompiutezza perché se noi dovessimo pensare di immaginare una modellizzazione del pensiero e della prassi di Basaglia, una modellizzazione, è immaginare che i nostri servizi sono modellati su questo modo di pensare e di agire antico, diciamo così, noi ne dovremmo constatare il fallimento. Ne dovremmo constatare il fallimento. Perché in questo tipo di modellizzazione, oggi la caratteristica essenziale che può far rischiare moltissimo ai servizi è appunto quell'elemento invece fortemente basaliano dell'azione soggettiva, che viene però legata ai processi conflittuali e quindi a una verifica con la cittadinanza e a una capacità di azione collettiva. Ora, i servizi oggi sono ritornati principalmente a essere servizi di attesa. Ahimè, così, questa cosa va detta. Quando io, fino a 25 anni fa ancora, lavoravo in un servizio dove eravamo in molti, con multiformi talenti, svolgevamo molte delle nostre azioni all'esterno del servizio, non dentro le mura del servizio. Stavamo sempre in giro, avevamo tantissime attività domiciliari, tantissime prese in carico esterne, tantissime attività sul territorio, veramente inteso come sul territorio,
con la polizia, col commissariato, con i servizi sociali, con le imprese, con le aziende, con i commercianti, con la popolazione. Cioè, c'era una fortissima rete di costruzione di soggettività e di restituzione di soggettività, di decostruzione e ricostruzione continua di soggettività. Cioè, questo si faceva anche attraverso un grande lavoro psicoterapeutico. Anche collettivo, anche gruppale. Ma oggi questa situazione è messa in scacco. E allora, se dovessimo attualizzare il pensiero basaldiano oggi, dovremmo deistituzionalizzare l'idea della salute mentale. Cioè oggi il concetto di salute mentale, come viene normalmente declinato nell'organizzazione degli attuali servizi di salute mentale, dovrebbe essere deistituzionalizzato quel concetto lì. Cioè dovremmo riportare una nuova prassi deistituzionalizzante a un'istituzione che un tempo era il manicomio e che oggi, ahimè, è il concetto di salute mentale. Tenete presente una cosa e poi chiudo. Una degli elementi che a me più preoccupa, pur salvaguardando le competenze di molti colleghi, capitolo a parte dovrebbe essere il capitolo accademico, la presenza oggi non particolarmente ricca, seppur presente, del gruppo studentesco è un elemento di vivacità, avremmo pensato un tempo di averne molti di più. Ma perché ne avremmo avuti molti di più? Perché gente come Giampiero Lombardo ed altri colleghi come lui avevano sicuramente più capacità di, come dire, di attrazione, più capacità di condivisione e più, come dire, capacità di far squadra, di far gruppo con gli studenti. Quindi c'era un modello, come dire, di istruzione reciproco molto più forte. Oggi questo probabilmente è più debole. Però una cosa a cui tenevo nel concludere questa piccola riflessione nell'attualizzazione del pensiero basaldiano è che oggi noi stiamo di nuovo molto intrattenendo i pazienti, li intratteniamo in quella dimensione che Benedetto Saraceno aveva messo a fuoco criticando, no, il passaggio dell'istituzione manicomiale che era un luogo dell'intrattenimento, in quel suo celebre libro che è La fine dell'intrattenimento, no? Quando, come dire, si destrutturano le istituzioni psichiatriche. Oggi in realtà, e questo ritorna fortemente come problema, l'intrattenimento. Perché lo dico questo? Perché ad esempio quanto dura un percorso in un'istituzione riabilitativa? Pensiamo questo, ad esempio, chiudo con questo. I percorsi riabilitativi delle nostre dimensioni istituzionali, quelle che abbiamo, quindi le comunità terapeutiche, le comunità residenziali riabilitative, beh, il tempo lì dentro di attesa è lungo, è eccessivamente lungo. Allora non si capisce la dimensione temporale da cosa è data, in realtà lo si capisce. Premesso anche, va detto, che circa il 70% di queste strutture sono tutte accreditate, quindi di strutture semiprivate. E questo è un altro elemento fondamentale, no? È come se in tutti questi anni abbiamo lasciato la realizzazione di questi servizi a un corpus che non è il nostro. E questo è un abbattimento dei criteri della difficoltà del nostro sistema di salute pubblica, è uno degli elementi fondamentali, anche lì dentro lo troviamo. Prima Giampiero ha tirato fuori il processo di aziendalizzazione, il mio ovviamente vecchio maestro che è Sergio Piro diceva sempre, io condivido con lui, che questo sarebbe stato, come dire, la catastrofe, e effettivamente noi lo cogliamo come tale. Ma pensate l'intrattenimento in una struttura riabilitativa, è come se ci fosse una sorta di fine vita, non si capisce più se c'è un fine vita o dov'è la vita o quando termina il percorso o come vengono dettati i percorsi. Pensate ad esempio ai problemi che noi oggi abbiamo con la dimensione al limite del ritorno del concetto di devianza così come dato dalle norme giuridiche, quindi tutto quello del folle reo e del reo folle che cade sui servizi. Guardate come si sta di nuovo riportando la psichiatria a un sistema di controllo sociale attraverso questo tipo di problemi e non
e non, come dire, a un'evoluzione di altra natura, no? a una sua evoluzione. Quindi chiudo, nella riattualizzare Basaglia ovviamente dovremmo ragionare su questo, nel ripensare Basaglia dovremmo, come dire, lavorare su questo, dovremmo, come dire, non aver paura di politicizzare i servizi. Oggi invece, nel senso come dire, nobile del termine, non è in quello spregevole ovviamente del termine della politica. Perché dico questo? Perché oggi probabilmente nelle prassi dei nostri servizi c'è una forte spoliticizzazione e un forte neutralismo. Ecco, è un forte neutralismo. C'è anche una ripresa di quella che Basaglia e Franca Ongaro Basaglia chiamavano l'ideologia di ritorno. Anche questo è un problema, una ideologia di ritorno, o ancora meglio un'ideologia di ricambio, che è ancora meglio, come la chiamavano loro, che veniva a sostituirsi nel momento del passaggio, della chiusura del manicomio. Quindi un percorso di innovazione molto profondo quello che noi dobbiamo mettere in campo in questo momento per attualizzare il pensiero di Basaglia senza monumentalizzarlo, il suo pensiero, che è un grave rischio. Guardate, lo dico io che sono stato il fautore dell'emissione del francobollo per il centenario e il centenario di Basaglia, ma lo posso permettere di dire che non bisogna monumentalizzarlo, perché io ovviamente insieme a Archivio Basaglia abbiamo costruito questo percorso, abbiamo fatto fare anche un francobollo per Basaglia, ma avendolo proposto io al Ministero del Made in Italy non l'ho proposto con la logica della monumentalizzazione, che non mi appartiene, come voi potete chiaramente immaginare. E quindi chiudo dicendo che dovremmo probabilmente ritornare a, come dire, a incorporare dentro di noi qualche cosa che molti hanno perso e che i più giovani devono ancora forse acquisire meglio, che è questo momento della sospensione del pensiero basaliano. Ecco, cioè questa a noi oggi manca, secondo me, manca molto fortemente, manca nei servizi in maniera drammatica. Grazie.